Brembo presenta Il passo falso del Gran Premio del Brasile per Mercedes è stato un duro colpo da digerire per il morale e soprattutto per una condizione tecnica che vede la Mercedes 20 punti avanti alla Ferrari nel Mondiale Costruttori. Bene, con due gare alla fine non bisogna più permettersi alcun errore da parte di Hamilton e di Russell per cercare di mantenere questa prestigiosa posizione. Con due gare alla fine e una Mercedes che ormai ha terminato tutta la parte di sviluppo tecnico della W14, è anche importante iniziare a testare alcuni componenti legati alla vettura della prossima stagione. Ma prima di tutto bisogna fare un passo importante, quindi cos'è confermato in Mercedes per il prossimo anno, considerando che tutta l'aerodinamica andrà nella direzione di Red Bull, quindi una fotocopia del body, delle pance e del cofano motore per cercare quindi di allinearsi alla tecnologia vincente. Alcune modifiche potrebbero certamente esserci alle sospensioni, ma soprattutto il punto fermo rimane il motore, esattamente come per la McLaren. Il V6, il power unit tedesco, oggi è il best in class per potenza, per affidabilità, per erogazione della coppia e anche per customizzazione. Nel nostro servizio andremo a vedere alcuni aspetti molto importanti, quindi la possibilità di fare girare gli scarichi a seconda del layout delle pance, del cofano motore, dell'indirizzo che si vuole dare ai gas direttamente in turbina. Questo è molto importante perché lascia molta libertà di disegno ai progettisti, che quindi riescono a mettere il power unit, sacrificando un po' il layout degli scarichi, al servizio dell'aerodinamica. Bene, il nostro servizio tecnico sulla Mercedes vuol far capire il momento di difficoltà della Mercedes, ma soprattutto il punto di reazione già in previsione del Gran Premio a Las Vegas. Con il peggior weekend della stagione alle spalle, Mercedes affronta la passerella di Las Vegas con tanta delusione. In Brasile abbiamo visto la peggiore Mercedes degli ultimi 13 anni. Dobbiamo girare pagina già da Las Vegas se vogliamo conservare il secondo posto nel campionato costruttori. Gli assetti, le continue modifiche ed errori di valutazione hanno portato ad una battuta d'arresto. D'altronde, la W14B di fine stagione è una monoposto completamente trasformata rispetto al progetto iniziale, con un concept che prevede una nuova aerodinamica, sospensione anteriore rivista e pance allungate. L'upgrade aerodinamico ha portato a nuove prese d'aria orizzontali per alzare il profilo carrozzeria. Il maggior volume delle pance è stato sfruttato per migliorare il layout scarichi, con un 3-in-1 asimmetrico e la disposizione del radiatore ibrido molto alto e a filo cofano. Un radicale cambio nel concetto aerodinamico del corpo vettura che, inevitabilmente, si allinea alle pance Red Bull più efficienti ai fini dell'effetto suolo. Infatti, la maggiore altezza tra fondo e pance aumenta la portata d'aria verso il retrotreno, ottimizzando il lavoro del diffusore e le interazioni aerodinamiche con l'alettone posteriore, che rappresentano un'area già deliberata del progetto 2024. In questa delicata fase di fine stagione, Mercedes sa di doversi giocare al meglio i risultati, ma senza sprecare le prove in pista per validare i nuovi componenti destinati alla prossima monoposto, giocando su equilibri e tempi davvero difficili. Guardando a Las Vegas, sappiamo di non poterci permettere passi falsi. Il margine con Ferrari è ridotto.
È una sfida che piace a molti appassionati, quella di capire il più forte pilota della Formula 1, quello di tutti i tempi. In realtà è molto difficile e personalmente sono convinto che si può parlare del miglior pilota relativamente al suo periodo storico, agli anni in cui ha corso. In questo caso forzatamente dobbiamo parlare di Verstappen, che sta battendo tutti i suoi record e i record dei piloti precedenti. Pensiamo solo alle 52 vittorie appena sorpassato Alain Prost, ma poi ha battuto se stesso con vari record, quelli stagionali, e soprattutto con le 17 vittorie in stagione ha di nuovo toccato l'apice nella classifica dei record. Bene, ne vogliamo parlare, raccontare il pilota non limitatamente a questo momento d'oro, ma andando anche più indietro nelle categorie minori, per capire bene la mentalità di un pilota vincente e soprattutto la sua capacità di concentrazione, che oggi è cresciuto a tal punto da non avere più punti deboli per tutto l'arco del weekend. Nato e cresciuto per vincere, Max Verstappen ha ereditato passione e talento per le corse sia da papà Jos, pilota di Formula 1 tra gli anni 90 e i primi 2000, che dalla mamma Sophie Kumpen, kartista di ottimo livello internazionale. Sotto la severa guida di Jos Verstappen, il piccolo Max già da bambino corre e vince nei campionati di Belgio e Olanda per salire tutta la filiera che, nel 2013, lo porterà a trionfare sia nell'Europeo che nel Mondiale KZ. Dal kart alla Formula 1, per lui, il passo sarà brevissimo. Il 2014 è l'anno del debutto in monoposto nella Florida Winter Series, sotto l'occhio della Ferrari Driver Academy, e dell'arrivo in Formula 3 nel campionato europeo. Nel 2014 scommette su di lui la Red Bull, che lo inserisce nel suo programma per giovani talenti, il Red Bull Junior Team. Esordisce in Formula 1 ancora minorenne, a 17 anni e 3 giorni, nelle prove libere del venerdì in Giappone. Riappare nel Gran Premio degli USA ed in Brasile, dove impressiona a bordo della Toro Rosso. Ma è nel 2015 che inizia la sua caccia ai record. Esordisce come pilota titolare in Australia, il più giovane della storia, e in quello successivo, in Malesia, conquista subito i primi punti ridati. La fortuna, si sa, aiuta gli audaci. Red Bull, nel 2016, a stagione in corso, decide di appiedare Kvyat e promuove Verstappen titolare. Un debutto vincente. Complice il contatto tra le Mercedes di Rosberg ed Hamilton, Max coglie l'opportunità, in Spagna, di diventare il più giovane vincitore di un Gran Premio a soli 18 anni e 7 mesi, resistendo per tutta la gara alla pressione della rossa di Kimi Raikkonen. Una grande prova di maturità e freddezza, preludio di quello che, da lì in pochi anni, Max saprà realizzare. Nei primi anni di Red Bull, Verstappen è un diamante grezzo. Ha talento, ma compie qualche errore di troppo, soprattutto nei corpo a corpo. Se gli capita l'opportunità di vincere un Gran Premio, però, non la spreca mai. Cresce, lotta, vince e convince sempre di più, sino alla stagione della grande consacrazione, il 2021. L'anno del primo titolo mondiale vinto soltanto all'ultimo respiro. Una battaglia lunga un anno contro Lewis Hamilton, 7 volte campione e simbolo di quella Formula 1. Una sfida di rara bellezza ed intensità. Da allora, con la sua Red Bull, sarà dominio totale. Arrivano altri 2 titoli ridati nel 2022 e nel 2023 che fanno crollare nuovi record. In questa stagione Verstappen ha già vinto 17 gare, con ancora 2 Gran Premi da correre, può ulteriormente migliorare. Il precedente record di Vettel, 13 successi stagionali, datato 2013, è surclassato. Anche allora a dominare c'era una Red Bull. Oggi la RB19 è sicuramente una macchina eccezionale, ma la differenza che c'è tra Verstappen e il compagno Perez è abissale. Il Gran Premio del Brasile lo ha dimostrato ancora una volta. 52 Gran Premi vinti e 3 mondiali a soli 26 anni sono numeri incredibili che, accanto ad una cattiveria agonistica tipica dei più grandi, pongono Max Verstappen ad essere il nuovo riferimento della Formula 1.